per il nuovo stile, il tempio della democrazia, che si chiama Repubblica. E io credo che Marino Pascoli, questo tempio, abbia portato un mattone estremamente grande, estremamente pesante, che oggi noi vogliamo ricordare, per il quale lo ringraziamo, così come ringrazio ovviamente gli organizzatori, la cooperativa sindacale repubblicana, l'Associazione Nazionale Volontari di Reduci Garibaldini, la sezione Amica Garibaldi di Ravenna e, oltre alla Biblioteca Oriani che ci ospita, ovviamente i due autori del libro, Saturno Carnovi e Cesare Valbertano. Grazie a tutti e soprattutto grazie a voi. Bene, adesso noi vi proponiamo un discorso immaginario di Marino Pascoli per bocca di Gianfranco Sorgini. La musica della mia fine. Cinque colpi alla schiena, cinque colpi per i miei peccati. Sì, sono io il repubblicano, il partigiano, l'ex partigiano e l'ex repubblicano, per la verità, perché adesso non sono più né l'uno né l'altro. Cinque colpi sparati alla luce fioca del lampione. E per fortuna che quella mano aveva buona mira e ha lasciato salvi gli altri. C'erano gli altri. C'era Wanda, c'era la nebbia e la luce fioca del lampione. L'ultima cosa che ho visto sono stati i lampioni che scorrevano fuori dai vetri opachi, umidi della macchina che correva, correva, mentre le mani di Sauro, mio fratello, mi toccavano e stringevano e premevano sui buchi per trattenere la vita che usciva piano piano. Cinque colpi alle spalle da vigliacchi. E ho sbattuto la faccia per terra, sull'asfalto. Cinque colpi sono come un tuono che ti scoppia dentro e tutto si ferma. Solo gli occhi continuano, solo gli occhi, come se fossero staccati da tutto il resto, continuano e guardano, e quel che guardano è casuale e così forte al tempo stesso. Le ultime cose che hai della vita e sembrano così belle, le luci dei lampioni. L'essere repubblicano, l'essere stato un partigiano, la questione della mia vita e della mia morte per me oramai contano poco, visto che non c'è più me, visto che non c'è più un io, ma guardo voi e so invece che la mia fine conta ancora e c'è bisogno di dirla ancora, di chiarire, c'è bisogno di parlare ancora, c'è bisogno che ancora io dica queste cose per molti di voi. Vengo da una terra di ribelli, pochi chilometri attorno a Mezzano, pochi chilometri piantati di ogni redentismo, come si diceva, sicuro, proprio così. Ribelli, insorti, indocili, rivoltosi, abitanti di una terra anfibia e povera, abitata da poveri condannati a combattersi contro altri poveri, fra loro, contadini contro braccianti, repubblicani contro socialisti, comunisti contro repubblicani. Vite ridotte a niente, vite senza requie, senza riposo, senza pace, che vivevano alla mercé del padrone, che hanno trovato ogni bene nel sale della terra e che si sono sollevate sputando nel piatto dei padri e dei padroni. Gleba, che si è sollevata con la forza del sangue e degli ideali, che si addormentava in letti di paglia, freddi, sognando la giustizia per inculcarla ai figli, a volte come unico alimento. Nebbia e acqua, madri che non sapevano più nutrire i figli, case che non erano case ma muri che chiudevano il vuoto, la fame, il calcolo del cibo giornaliero, la conta dei bocconi, vite da niente, poveri che non avevano altro da dare ad altri poveri che la propria parola. Queste sono le mie origini, di dove vengo e di dove si è fermentato in me, si è formato in me, mi è stato trasmesso quel desiderio di migliorare che Carlo Pisacane dice delle masse povere romagnole.
Vuoi continuare la scuola? Sei sicuro? Sì. Vuoi studiare e istruirti? Sì. Allora devi andare dai preti. E magari diventi un prete. Dai preti lo mandiamo, dai preti! Mio padre Luigi non amava i preti, amava me. Amava l'idea del progresso, l'orgoglio di migliorare, l'orgoglio di farmi crescere, farmi studiare. E sono andato dai preti. Ha detto di sì. Si è messo da parte, ha messo da parte i sentimenti. Ha lasciato il posto di lavoro a un altro, perché aveva più bisogno. E gli hanno detto, e adesso voi come farete a tirare avanti? E lui ha detto, e prima loro come facevano a tirare avanti? Chiedi alla luce se una perla vale. E la luce sono i fatti. Quel che conta sono i fatti. E le parole li devono seguire. Io ho avuto la condanna di avere opinioni molto chiare. E la sfrontatezza di essere troppo dichiarato, diretto, riguardoso, insolente. E per questo mi ascoltavano in pochi anche dentro il Partito Repubblicano. E molti erano quelli che mi consideravano oramai un nemico da contrastare. Ma io dico, sconfitto il fascismo e la dittatura, siamo liberi o no di dichiararci? E non abbiamo il dovere del confronto, non abbiamo il diritto. Siamo liberi o no di metterci contro nuove violenze e ideologie illiberali? Abbiamo o no il diritto di essere anticomunisti senza per questo passare per fascisti? Non è per la libera opinione che abbiamo combattuto? Non dovremmo proteggerla, conservarla, custodirla come un figlio piccolo proprio perché tale, proprio perché è libera, anche se è di altri, anche se non ci piace? Su questo proprio non posso accettare compromessi. È questa la mia inquietudine, è questo modo di pensare, è questo pensiero, di negare il pensiero degli altri, la volontà degli altri imponendo la propria senza discuterla, rifiutando di discutere. È questa mentalità, è questo che adesso dobbiamo combattere. La resistenza non è finita perché il fascismo permane, resta, sopravvive, attaccato alla mentalità, è lì che dobbiamo, che dovete agire per le generazioni, è lì la nostra battaglia adesso. La mia generazione è cresciuta col moschetto in mano, schiacciata fra le guerre, un'era di violenza, ha assimilato la violenza, confuso gli avversari col nemico, confuso l'insieme con la parte. Costruire un mondo nuovo, non è questo che volete, che abbiamo voluto? Ci serve di ripulire dal fascismo il pensiero, il nostro. E il modo di agire è il nostro, anche in casa nostra. Diranno che me la sono andata a cercare. Riguardo alla mia fine, si può dire che come sotto al fascismo ho pagato per le mie idee, ma non mi lamento della mia morte, che è simile a quella di molti. Sono figlio di un'era di violenza e morire per chi combatte può essere accettabile. Io mi lamento della menzogna. Mi lamento che un assassino venga taciuto, coperto da chissà e non vuole dire, coperto dagli organi di un partito, coperto con la propaganda e il fango, accusando degli innocenti disposti a rovinare delle vite innocenti per proteggere degli assassini. Non dei combattenti, ma degli assassini. È qui che si crea il peccato originale, è qui. È da questo punto che si torna indietro. È di questo che adesso parlo a voi. Accettare il sopruso perché viene dai tuoi, accettarlo come non vederlo, accettare il sopruso perché cade su un altro, o accettarlo per un bene superiore, per un bene futuro, per il bene del partito, per il bene dei tuoi, per il proprio. Ma quale bene può venire dal seme del male? Quale bene può venire? L'oltraggio su uno è l'oltraggio su tutti, il sopruso su uno ricade su tutti. Se si accende il soffuso sugli altri, si è uomini per niente. Questo insegnava Mazzini. Io non c'è niente che voglio. Io non voglio niente. Non chiedo niente, non ho nessuna pretesa. Il mio lavoro me lo sono fatto da me e non ho niente da chiedere, da sbandierare. Io non cerco l'impiego di prepotenza, non voglio incarichi nell'ampi. Io voglio giustizia. Che sia riconosciuto il giusto. È per questo che abbiamo combattuto o no? Per cosa abbiamo combattuto?
la libertà, la verità, la giustizia. La giustizia per tutti è uguale per tutti, è questa la verità della lotta partigiana. La lotta partigiana voleva questo e ha dato questo, la giustizia. E alla giustizia serve la verità. E la verità e la giustizia vanno assieme e si devono mantenere sempre. Ognuno le deve mantenere nelle piccole e nelle grandi cose, ognuno, uomini e organizzazioni. Ognuno deve mantenere insieme verità e giustizia, altrimenti è stato tutto inutile, altrimenti abbiamo fatto tutto per niente. Non si possono calpestare la verità e la giustizia o finiamo da capo. E quando io dico questo, quando scrivo questo, e degli omicidi e dei soprusi che ancora continuano per mano di bande che hanno trattenuto le armi, e quando reclamo che sia dato anche a me il mio giusto riconoscimento di partigiano, quelli che tutti sanno chi sono e che hanno la coscienza sporca, che hanno tramato contro di me da dentro una sede partigiana, mi ammazzano come nemmeno si ammazza un cane. E poi i partigiani, bisogna distinguere i partigiani, ci sono quelli veri e quelli falsi, ci sono quelli che hanno corso dei rischi, che hanno combattuto sul serio, e questi, devo dirlo, sono pochi. I partigiani falsi sono la maggioranza. E in mezzo anche quelli che hanno fatto i teppisti mascherati, che andavano in giro con l'mitra quando non c'era più pericolo. Erano loro il pericolo, banditi con la collezione di omicidi che ammazzavano chi non gli piaceva. La teppa, la feccia, quella è la feccia. E bisogna dirlo a voce alta, bisogna indicarli e isolarli, espellerli, non confonderli con i tanti onesti. E invece hanno tutti il loro brevetto di partigiano, il certificato. E invece a me il brevetto non lo vogliono dare. E hanno inventato contro di me menzogne rivoltanti. Una spia, un fascista, un infiltrato. Lo so che lamentarsi non è cosa da fare. Dovrebbe esserci un contegno. Ma questa lamentela non è così per niente. È per l'ingiustizia. E l'ingiustizia come tale, la peggiore disgrazia. Le vigliaccherie io non le sopporto, non le digerisco. Mi ha tramandato il disgusto la famiglia. Per noi è una tradizione cercare la verità ai vigliacchi. Ci tiene alto lo sguardo. Ora, passati pochi anni, sconfitti i tedeschi, superato il dolore di quei giorni, superato l'odio per i fratelli, ecco che il mondo si scontra ancora, uno scontro ancora più grande. L'Occidente contro i sovietici, la democrazia contro il comunismo, America contro Russia, e tutto il mondo deve scegliere fra la libertà e la scarsa giustizia sociale da una parte e la rivoluzione dall'altra, che in nome della giustizia sociale sopprime la libertà. Non avevo mai pensato, mai creduto, mai sentito che la libertà e la giustizia fossero opposte. Mai avevo immaginato che potessero essere brandite come vessilli di parti contrapposte. Ho sempre creduto, anzi, mi è stato insegnato dai migliori maestri che la libertà e la giustizia non possono che marciare assieme. Ma sembra che il tempo non mi dia ragione. E nel tempo, le parole dette. Cresciuto in una modesta famiglia, la scuola dei preti, una terra violenta e generosa, l'estremismo delle idee non cresceva alla temperanza, soffocato da leggi dettate da uomini inetti e una scappatella amorosa, è riuscito a fuggire, fuggito, disertore, cresciuto nell'antifascismo a casa, a scuola, destinato alla resistenza, sorge, popolo, festante, ha preso le distanze dai partigiani. È stato un partigiano, si inserirono opportunamente nei rappresentativi centri di potere, monopolizzato tutti i posti di potere, l'uso strumentale per il potere, requisizioni, soprusi ai preti, privilegi ai comunisti. È stato una spia, è stato un fascista, omicidi, quantunque sempre più rari. Giovani ex partigiani, giovani cresciuti col moschetto in mano. No, non era comunista. In disparte ogni mira di partito politico, né odio né vendetta sono parole sue, senza calcoli, senza ambizioni, senza lucri, sei rimasto onesto e sei rimasto deluso. Una fede semplice e primordiale,
combattere senza nulla chiedere, combattere senza nulla chiedere. Ogni movimento politico deve essere fondamentalmente sociale e in favore delle classi lavoratrici. Ascoltateci, siete tra coloro che ci capiranno per primi in questa torbida ora di smarrimento, di ciarlatani e di venduti, l'ora dell'urto fra gli estremismi di destra e di sinistra. Allora, se conoscessero anche relativamente le vere basi dell'organizzazione paramilitare dei comunisti, infatti dimostrano quali siano i compiti futuri del comunismo in Italia, i partigiani comunisti attivi o non che siano, che hanno combattuto, detto di aver combattuto, è destino che le forze sane vengano soggiogate dagli arrivisti opportunisti mestieranti, un capitolo si è chiuso, sta aprendosene un altro. La moderna azione di classe non è che la logica continuazione di quell'antica. La rivoluzione sociale deve essere combattuta nell'interesse della produzione, l'apostolato di Mazzini. Avrà sempre una funzione determinante nel nostro pensiero e nella nostra azione, in questo momento in cui la parola d'ordine è libertà e giustizia sociale. Testa zitto che sei segnato tra le spie da mettere al muro. A chi risponde il signor Pascoli? Perché il comunismo è uguale al fascismo. Egregio signor Pascoli, sia chiaro quando scrive, abbiamo il diritto di comprendere ciò che vuole alludere, dichiari apertamente il suo pensiero. Ah, non fu farina del suo sacco. Conseguenze non tanto, come si suol dire, soddisfacenti, ancora giovane, pieno di belle speranze, stia attento lei, stia attento a l'intelligenziaggi proprio della Federazione Comunista Radenate. Abbiamo offerto il fianco per dare modo di dirci apertamente che siamo fascisti. L'ira e il livore troppo lungamente repressi danno questi frutti. Togliatti stesso non sa trattenersi in sala costituente. Offesi a sangue i rappresentanti repubblicani. O forse non è che è un redattore sbagliato, come è un partigiano sbagliato, come un comunista sbagliato, come è un uomo sbagliato se riesce a essere così abiettamente disonesto. Avevo cominciato un biglietto sul davanzale, lo avvisava del pericolo. Un primo tentativo fu fatto segno di misurosi colpi d'arma maldestramente sparati. Egli era un metodico, ma non aveva preso a tirare e accompagnare. Alcune persone nascoste da dietro la siepe di un orto. Era in compagnia del fratello, della fidanzata, scorse le figure degli attentatori appostati dietro la siepe di confine, dietro la siepe. Le siepi sono forse più spesse, le siepi fra le quali corre la vostra strada sono forse più spesse, quella siepe di confine, 5 colpi alla schiena, caduto sull'asfalto, umido e gelato, per distanza ravvicinata, riuscì a dire che non ce l'avrebbe fatta, lo zittì, dicendogli che non erano gravi, le ferite facevano molto sangue. Aveva discusso atteggiamenti politici che minacciavano l'avvenire del paese, che minacciavano l'avvenire del partito, aveva discusso partigiani discutibili. Il suo sacrificio ha spezzato l'arido cerchio delle umane prove, l'arido cerchio. Il giovane repubblicano, martire della lotta, caro amico Mario Pascoli, martire della libertà e della verità, nessun martire desidera esserlo. Si getta nel fango sul partito repubblicano, si getta fango sul familiare dell'ucciso, si getta fango con la speranza di seppellire sotto questo fango quella verità che si proclamava. Fango! Insinuare che lo stesso fratello dell'uccisore si fosse reso fango, mani muse a maneggiare il fango. La verità batte altre strade, non vendetta chiede, condizione indispensabile all'invocata distensione, ma troppi delitti impuniti. Questa pesante atmosfera di ansia, di dubbio, di terrore girano ancora inquiete e assetate di giustizia. Il barbaro è ancora fra noi. Il barbaro è ancora fra noi. Combatterei a viso aperto fra voi e dopo di voi, alla bocca di una pistola, la confutazione delle idee. Sono io, il repubblicano e il partigiano, l'ex partigiano e l'ex repubblicano. Non sono andato molto lontano, sono rimasto qui. Sono rimasto qui sull'argine del Lamone a guardare lo scorrere dell'acqua e del tempo e a influire della storia con i suoi tanti perdenti. Tutto quello che qui passa va nella corrente. Quel che conta è le illusioni, le inutili lotte e le giuste conquiste. Gli uomini anche vanno. Le vite date e prese in nome degli ideali,
spinti dallo sforzo di una vita agra che chiede lotta e sangue, e anche il sangue va in quest'ultima fiumana, nobile sangue a perdersi nell'acqua o a intridere la terra in cui si è versato. E tutto quel che c'è qui di nobile e di giusto ha versato quel sangue, versato per noi. Tutto quel sangue e quelle vite in cambio del solo compenso della memoria e della verità. Tutte quelle vite che chiedono che non si receda il passo da quel sangue, che si continui il passo da quel sangue. È questo il compenso che chiedono. È questo che chiedo. Rispondetemi, voi che siete ancora al mondo. Bravo! Bravo! Cosa hai fatto?